Oggi la verità ufficiale ha il volto dell'informazione, quella verificata, quella giusta, certamente, sorvegliata e depurata da ogni possibile deviazione negazionista, insomma quella fornita dal mainstream, da quei pennivendoli e imbonitori televisivi che in regime di democrazia si presentano come maestri di coraggio e di libertà, ma appena piomba una dittatura palese o sottesa, ci vanno a letto come puttane. E per servirla e non farla riconoscere, calunniano gli stessi che prima esaltavano, esaltano gli stessi che prima condannavano, sicché via a descrivere con compiacimento le adunate oceaniche di Piazza Venezia, le virtù sportive del dittatore che a 74 anni nuota ancora nel fiume Yangtze e la fronte nobile e austera del presidente del Consiglio che tutta Europa ci invidia. E quando la paura contingente è passata, la pseudo-normalità ripristinata, ricominciano da capo. Impuniti, senza che gli succeda mai nulla, visto che c'è bisogno di loro quanto dei calzolai e dei becchini. Cosa farebbero senza di loro i nuovi padroni? Come se la caverebbero senza di loro i santoni del potere che comanda, promette, spaventa? E noi? Noi che di queste informazioni siamo stati nutriti e che sempre lo saremo. Quali speranze abbiamo di sfuggire a questa cattiva coscienza che si è instillata in noi lentamente come un virus, questo sì pandemico, trasformandoci in fedeli abitudinari sacerdoti dello status quo? L'abitudine, amici miei, è la più infame delle malattie perché ci fa accettare qualsiasi disgrazia, qualsiasi dolore, qualsiasi morte. Per abitudine si vive accanto a persone odiose. Si impara a portare le catene, a subire discriminazioni, a farle soffrire a nostra volta. Ci si rassegna al dolore, alla solitudine, a tutto. L'abitudine è il più spietato dei veleni perché entra in noi lentamente, silenziosamente, cresce poco a poco, nutrendosi della nostra inconsapevolezza. E quando scopriamo di averla addosso, ogni fibra di noi si è adeguata, ogni gesto si è condizionato. Non esiste più medicina che possa guarirci. La smorfia che ha trasformato la nostra espressione in una caricatura sembra irreversibile. Basta non guardare in fondo la propria faccia e non frugarsi dentro agli intestini. Ogni domanda al corpo può essere una breccia. Un inizio di inquietudini e di ossessioni. La smorfia avanza da sola. La smorfia non è indulgente, affiora pian piano e non puoi neanche controllarla. Racconta spietatamente come siamo. E dopo 20 anni si comincia ad avere la faccia tutta presa da quella smorfia che avanza sicura con un percorso preciso e diventa lo specchio di miseri errori, non permette a nessuno di essere bello di fuori, ti viene su dal di dentro e si blocca per sempre sul viso. Basta non fondo la propria faccia e non frugarsi dentro agli intestini. Ogni domanda al corpo può essere una breccia, un inizio di inquietudini e di ossessioni. La smorfia che porta sul viso. L'uomo a confezionarla ci impiega una vita e non sempre riesce a terminarla. Da quanto questa smorfia è complicata e quanti giri ha dovuto fare tra le viscere del suo corpo, quasi avesse un fatale appuntamento.
E quante orribili contorsioni per raggiungere la sua faccia, per esprimere tutto il suo fallimento. L'uomo che ti trovi davanti in una strada deserta ti fa una certa paura, non tanto per la sua cattiveria, ma proprio per la sua bruttura. Basta non guardare in fondo alla propria faccia e non frugarsi dentro agli intestini. Ogni domanda al corpo può essere una breccia, un inizio di inquietudini e di ossessioni.